Come vincere la sfida della sostenibilità? Questa è la domanda al centro del convegno organizzato nel pomeriggio di mercoledì 30 ottobre da Confapi Matera e Unicredit nella Città dei Sassi. A detta degli organizzatori, il tema trattato è di estremo interesse per il sistema imprenditoriale locale perché, oltre all'interesse legato agli standard europei obbligatori per la rendicontazione della sostenibilità, c'è una crescente attenzione verso il mondo ESG che riguarda tutte le realtà imprenditoriali, le quali si trovano di fronte alla necessità di implementare in azienda logiche di sviluppo sostenibile. Come appunto il settore può vincere questa sfida della sostenibilità? È una scelta obbligata per noi piccole e medie imprese che viviamo i territori quotidianamente. E ci sono tante azioni che noi già normalmente facciamo, ma sono dei gesti di sostenibilità sia sociale che ambientale. Quindi è giusto che queste cose che noi facciamo normalmente poi vengano messe su carta e rappresentino anche un po' il patentino di responsabilità di un'azienda, sia da un punto di vista, ripeto, sociale che economico, finanziario, ma anche ambientale, perché dobbiamo guardare avanti e il futuro ci chiede questo. Mi piace sottolineare che, diciamo, l'argomento della sostenibilità è l'argomento più discusso con gli imprenditori in questo momento, è veramente pervasivo l'argomento. Però gli imprenditori allo stesso tempo, a maggior ragione le piccole e medie imprese, hanno bisogno di essere orientate sulle tematiche di sostenibilità. Oggi lo affianchiamo anche alle tematiche investimenti e innovazione, perché mentre nel passato si era tradizionalmente portati a pensare che la tecnologia fosse in antitesi con la sostenibilità, soprattutto ambientale, no? Oggi invece è un po' l'opposto, cioè proprio l'innovazione e la tecnologia che ci deve portare a un futuro sostenibile.